Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in un mio nuovo video. Come state? Come è andata la settimana? Come sta? Tutto bene? Tutto a posto? Ma voi quando vi truccate, quando decidete prima il make-up che avete intenzione di fare, oppure nasce così sul momento? Fatemi sapere, c'è nei commenti. Forse la telecamera non è proprio... No, non mi pare, era meglio prima, in ogni caso. Va bene, cominciamo. Ah, che cosa andrò a fare oggi? Non lo so. Diciamo che così istintivamente oggi avevo voglia di viola, quindi vorrei fare un trucco col colore viola. Allora, io nel corso del tempo ho acquistato molti prodotti, molte palette, però no. Non ho mai utilizzato tutto quello che ho comprato, quindi diciamo la mia idea era quella di provare per ogni video una palette che non è nuova, nel senso che è uscita da poco, ma che per me è nuova perché magari non ho mai provato ad utilizzarla. Non lo so quello che sto dicendo, quello che sto dicendo non lo so, ma lo dovrei scrivere. Non lo so bene. Comunque sì, l'idea è provare insieme a voi una alla volta e quindi magari certo, tutta a semi non mi posso mettere in testa, certo, tutte insieme non le posso mettere, diciamo non posso fare un trucco con tutte le palette, quindi sicuramente una alla volta. Cominciamo? Questo è il primer che andrò ad utilizzare. Sto per finirlo e questa è la mia intenzione perché vorrei poi cominciare ad utilizzarne uno che mi piace molto, con cui mi trovo molto bene, anche questo. Devo dire, però diciamo che è più indicato per questo periodo invernale. Man mano che si comincia ad avvicinare la stagione più calda, io ho necessità, per il tipo di pelle che ho, di un altro primer. Questo è il fondotinta che sto utilizzando al momento. Oggi ho cominciato diversamente rispetto alle altre volte, che in genere comincio a mettere il gel per fissare le sopracciglia, cioè le pettino e poi metto il gel per fissare le sopracciglia e mentre aspetto che si asciuga procedo col fondotinta. Oggi ho cominciato diversamente perché me lo sono dimenticato. Questo è il Fixi Gel di Essence che utilizzo per fissare le sopracciglia. Ce la faremo, ce la faremo, lo posso dire, ce la posso fare, ce la posso fare. Allora, io in genere preferisco metterlo prima di cominciare tutto per evitare poi di mischiare fondotinta, gel, perché comunque inevitabilmente vado un po' fuori. Comunque a tutto c'è rimedio, quindi poi ci ripasseremo col fondotinta, con le cipri, in qualche modo faremo. Correttore, sempre quello di NYX, colorazione golden. Color corrector di Kiko numero 12 aranciato. È un'ancora di salvezza.
me. L'ho scoperto per caso. E non ho mai più smesso di utilizzarlo. Voi ascoltate musica mentre vi truccate? Quali prodotti utilizzate, per esempio? Come avete potuto vedere anche dagli altri video, io immediatamente tendo a fissare subito il contorno occhi non appena metto il correttore. Poi il resto del viso lo faccio dopo. Proprio per evitare che si inserisca nelle pieghe. Quindi adesso vado a fare il resto del viso. Per fare il contouring, il prodotto che utilizzo è questo, The Essence, e la colorazione è questa. Per schiarire le parti che mi interessano vado ad utilizzare questa powder di Essence, questa è la colorazione. Polvere, polvere ovunque. Il blush che vado ad utilizzare è questo di Revolution. E la colorazione è questa. Non scaldiamo? Scaldiamo dopo. Scaldiamo un po' il contour adesso con questo prodotto di Catrice. Ok, e la colorazione è questa. Ora andiamo subito a fare le sopracciglia perché così non mi so vedere più. Ho terminato la matita che utilizzo io in genere per fare sopracciglia, che è quella di Focalure, e quindi siccome ho acquistato questa piastra che è la Geisha Brows colorazione alta la pesca, io per miracolo vedo a matita, proverò ad utilizzare questa oggi. You can never run. I feel this pain, you already know. Turn
Fissiamo tutto con la cipria. Ok, adesso passiamo al trucco occhi. Ok, in genere nei miei video io ve lo dico sempre prima, tipo oggi utilizziamo questa palette, oggi utilizziamo questa palette, oggi sarà una sorpresa. E se trovo il primer, non sappiamo dov'è questo primer. L'ho tolto? Ottimo. Porca. No, qui è. Ciao! Quindi oggi cominciamo da qui. Questo è il primer occhi che utilizzo. Allora, la palette. Anzi no, non voglio utilizzare una palette oggi, più di una. Voglio cominciare con questa, che è di Revolution. Questo è il nome della palette. E il colore che voglio utilizzare è questo qui, che dovrebbe essere un opaco. E non ho preso i pennellini. Intanto su tutta la palpebra vado a mettere questo color panna. E forse è più bianco il panna. Vabbè, ora. Ok, su questo vado a mettere questo colore. Come colore di transizione. Spolvero un pochino in palette sulla cialde. Ok, adesso vado a prendere questo viola. Penso di metterlo? Non penso. Lo metto su tutta la palpebra. È opaco. Sembrerebbe, sì. È opaco, è opaco. Vado a fare lo stesso di qua. E questo lo faccio per crearmi una base, intanto. In questa palettina c'è anche uno specchio, non so, c'è lo specchio, ok, eccolo qui, e questi sono appunto i colori. Fatto questo, cambiamo e andiamo ad utilizzare sempre di Revolution Constellation, questa palette. Questa palette che ha questi colori. E quindi vado a prendere il viola Cosmic o Spiral Cosmic, Cosmic, questo qui.
Allora, voglio aggiungere, però questo com'è? Sta di naso? No, questo è più. Voglio aggiungere un po' di questo colore, sempre qui, dove sto andando ad intensificare nell'angolo esterno. Magari con un altro pennellino. Adesso voglio utilizzare un altro colore di un'altra palette ancora. La palette è questa di Focalure, ok, e questi diciamo sono i colori, ecco, questi sono i colori, e nello specifico io voglio utilizzare questo qui. Bellissimo, bellissimo, mi piace molto, ho fatto bene ad utilizzare questo. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Babe, stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight and die for the things.
Se si nota un cambio di luce è perché fuori c'è brutto tempo e il sole che c'era è stato coperto, quindi ho dovuto accendere le luci. Andiamo a fare tutte le correzioni della situation. All'angolo interno vado ad utilizzare questo colore. Qui sto utilizzando la cipria di Catrice. E qui arriva il momento di come rovinare un trucco occhi. Ok, ammesso che in un occhio siamo riusciti, tutti quelli che siamo in questa stanza, e ammesso che in un occhio sono riusciti, diciamo, a fare una linea che comunque andrà sistemata, nell'altro è un mistero come riuscirà a venire alla stessa maniera. Ci proviamo. Soprattutto visto il fatto che si immettono i lentini. Life into something that you can never own. I
already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you'll love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you'll love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Ci siamo quasi al completamento del tutto. Allora, intanto io fisserei un po' la situation con lo spray fissante di NYX, che è un finish matte per cui siamo a posto, uniforma le polveri, controlla la lucidità. Della situation tutto me lo sono spruzzato un po' sul pantalone e andiamo col mascara, che è sempre il solito di Kiko, strausato, finito, sporco, scusate. Riscaldiamo questo per l'occhio, uno solo, l'altro va bene. Certo, già mi sono sporcata qua, sì, vedete? Si vede? Allora, andiamo a pulire tutti gli scarabocchi. Puliamo sempre tutto. Questo non lo sto mettendo, non lo sto applicando perché è vuoto, è secco, è finito, ma lo scovolino mi aiuta a pettinare le ciglia, a separarle. Quindi lo tengo ancora. E niente, a questo punto il video è giunto a termine. Il make-up l'abbiamo fatto. Le palette utilizzate sono state questa della Revolution, che ora ci metto antacchicella, ecco. La possibilità sarà stata questa della Revolution, ok, Forever Flawless Cancellation, questa della Revolution, questa della Revolution, e lo shimmer
Questa qui l'abbiamo presa, è stato utilizzato lo shimmer di questa palette della Foglu, che devo dire consigliatissimo, perché lo shimmer è andato facile, si è sfumato bene, è molto vivido come colore, mi piace molto, è acceso, quindi non è uno shimmer, ottimo ottimo prodotto, va benissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Se vi va, iscrivetevi al canale. Io vi saluto, è stato molto bello fare questo video, mi sono divertita. Vi aspetto domenica alle 13:30 per una nuova avventura in questo mondo del make-up. Vi auguro una buona settimana. Ciao a tutti!